Alberto Marolda, sì, appunto, siamo all'INGV, c'è un problema di linee telefoniche, cioè hanno rubato i cavi? Sì, ci hanno rubato dei cavi e sono 3 giorni che non ci funzionano le linee telefoniche. Questa è un, diciamo, un ulteriore aggravante di questa situazione di emergenza che stiamo vivendo. Questo è gravissimo, ma rubato non si sa, forse qualcuno per rubarsi il rame o cose del genere? Sì, no, un furto di questo tipo, insomma, cioè, infatti, insomma, la polizia sta indagando su questa vicenda, però insomma, voglio dire, si ripete abbastanza di frequente in Italia, quindi... Beh, comunque l'INGV dovrebbe essere pronto perché c'è Grotta Minarda che fa il backup, no? Sì, no, dal punto di vista della rete assolutamente, siamo assolutamente coperti, tranquilli, quindi non abbiamo mai avuto interruzione di questo servizio, semplicemente la linea telefonica, quindi insomma, solo quello è interrotto. Ah, con i cellulari? Con i cellulari siamo... Allora, stavamo parlando un attimo offline, volevo che lo ripetesse. Si è tanto parlato di prevedibilità, come al solito si fa sempre quando c'è uno sciame sismico. Prevedibilità, allora c'è questa regola empirica del se c'è una scossa forte, poi ci sono una serie di scosse sotto, però non si sa il quando. No, allora sì, appunto, non si sa in quando. Allora, dopo una grande, dopo una forte scossa, quello che accade, appunto, questa è una legge empirica largamente condivisa a livello internazionale, tale per cui si devono verificare tanti terremoti di magnitudo per esempio, appunto, dopo un terremoto di magnitudo circa 6, si devono verificare tanti di magnitudo tra 5 e 6, tanti tra 4 e 5 e così via. C'è chi dice addirittura 10 fra 5 sì, e 6. Cioè, diciamo, c'è appunto, c'è una statistica, sì, assolutamente, quindi c'è una statistica. Quello che non sappiamo è quando questi terremoti si verificheranno, quindi in realtà già il primo diciamo, pilastro della previsione, quindi dire esattamente quando, non cade, quindi diciamo, ci aspettiamo sicuramente delle scosse più piccole, e cosa che appunto sta avvenendo in queste ore. Dopodiché, quello che è comunque importante ribadire è che comunque possono avvenire anche scosse di energia confrontabile con quella della notte del 20 maggio, così come quella di ieri mattina. Quella di ieri mattina fa parte dello stesso sciame sismico? Allora, fa parte della stessa sequenza, nel senso che in questo momento si è attivata una sequenza sulla zona dell'arco ferrarese che dapprima ha interessato una parte più vicina alla città di Ferrara e adesso sta interessando invece la zona più a ovest. È, diciamo, un processo che avviene normalmente quando si attiva una sequenza, per esempio nel 76, nel 1976 in Friuli si ebbero una serie di terremoti di magnitudo confrontabile, quindi magnitudo comunque importante, a distanza di mesi, quindi dopo il terremoto del 6 maggio del 76 si ebbe un altro terremoto di magnitudo superiore a 5 nel settembre del 76, per poi rivedere nell'anno successivo una configurazione simile, cioè un'altra volta un terremoto a maggio del 77 e a settembre del 77. La stessa cosa l'abbiamo vista nel terremoto del 1997 Umbria Marche. Nel giro di 6 mesi si sono verificati alcuni terremoti di magnitudo superiore a 5 nell'arco di 6 mesi. Però non è una regola matematica. Non è una regola, ma è una cosa che è assolutamente possibile. Quindi sin dalle prime ore in cui si è verificato il terremoto del 20 maggio abbiamo ribadito, e lo continuiamo a dire anche dopo quello del 29 maggio, che sono possibili terremoti di energia confrontabile con quelli che sono accaduti.